Terza edizione di Camminarte, una gara non competitiva particolare. Esatto, finalmente è la terza edizione, siamo contenti soprattutto del sole, ma come potete vedere alle mie spalle l'affluenza della gente è una cosa molto importante. Lo scopo ultimo è dare dei bei soldini, speriamo tanti, dipende dall'affluenza della gente, all'hospice di Selerano, Casa Insieme. Quindi un posto che ahimè si va per passare le ultime ore di vita, ma so che lo fanno tanti volontari per aiutare le persone che appunto sono giunte alla fine. Noi vogliamo aiutare quella struttura, speriamo anche di farla nel futuro. E quindi io ringrazio tutti i volontari, tutte le persone, anche gli sponsor che hanno contribuito a questo evento, ma soprattutto oltre al discorso dell'aspetto della beneficenza è anche il fatto, un motivo anche per colorare un po' Castellamonte e rendere viva Castellamonte. Quindi grazie a tutti che sono intervenuti e continueremo i prossimi anni e andremo avanti con questa iniziativa. A questa gara non competitiva partecipano famiglie, quindi adulti ma anche bambini? Sicuramente, l'obiettivo è quello perché è una corsa podistica non competitiva ma è anche una camminata, quindi ci saranno sicuramente famiglie con passeggini, con cani, con bambini, quindi sarà una passeggiata gioiosa con lo scopo ultimo di aiutare questi volontari di Casa Hospice. Quindi lo scopo è bellissimo, divertiamoci perché fare moto fa bene e ci preserva la salute e soprattutto aiutiamo ancora, lo dico ancora una volta, Casa Insieme, Hospice di Selerano. Un percorso anche per ammirare il patrimonio culturale della città. Sicuramente, noi abbiamo cercato di studiare un percorso che vada un po' a toccare dei punti fulcro di Castellamonte, vedi Palazzo Botton, vedi le viuzze del castello, in cui si possono anche ammirare delle esposizioni di ceramica, delle parti murali di ceramica, così possiamo vedere le bellezze di Castellamonte. Ecco, quindi Camminarte serve a quello, si cammina e andiamo anche ad ammirare delle opere che abbiamo messo nella città.